Buongiorno a tutti, siamo tornati oggi con il 23° episodio della Relaxcraft, ragazzi. Ho in mente un progetto epico per questo mondo. Qual è? Adesso io voglio andare a distruggere qualche albero della giungla, come potete vedere, quindi la giungla non sarà più una giungla, mi sa, perché la sto distruggendo piano piano. Però tranquilli, raga, farò un qualcosa di ecologistico, o ecologista, e andrò a ripiazzare degli alberi, ma non nella giungla, ma bensì in un altro luogo che dopo vedremo. Perché? Perché voglio creare un albero gigantesco, come forse potrete leggere dal titolo. Quindi mi servono gli alberelli appunto della giungla. Detto questo, mettiamoci subito al lavoro. Mi dispiace abbastanza, raga, rovinare questo bioma, però ho bisogno più che della legna, delle foglie che rilascia. Allora, qua c'è una caverna. Mai esplorata prima. Vabbè, nulla di che. Ok, ragazzi, abbiamo una missione ben precisa adesso. Allora, viaggeremo. E dove di preciso? Vi dico che viaggeremo, ecco, intanto. E cercheremo un bioma. Il bioma che cercheremo sarà appunto quello della giungla. Quindi capite che voglio cercare quel bioma per fare una nuova casa. Io ho preso questo legno perché mi servirà, e gli alberelli, questi qua, sono per un altro progetto che ho in mente. Però è un progetto abbastanza faticoso, specialmente per il fatto che servono tanti di questi alberelli. Più di quasi una ventina, quindi insomma non sono pochi, perché sono anche più difficili da avere quelli della giungla. Quindi ecco. Sapete, ragazzuoli, che cosa mi è venuto in mente per affrontare questo viaggio? Andrò giù in miniera un attimo, prenderò dell'ossidiana e poi, raga, andrò nell'inferno. Dall'inferno camminerò abbastanza per poi creare un portale dentro l'inferno. Uscirò e vedrò dove mi trovo. Così sarà più entusiasmante la cosa e anche un po' più dispersiva, se questo aggettivo va bene. Spero di non spawnare in qualche caverna, perché sennò sono cazzi. Raga, mi serve l'arco che non trovo. Mi dimentico sempre dove sta. Ok, raga, il nostro arco può tornare come prima, ma prima di farlo tornare come nuovo, voglio fare un incantesimo, perché giustamente voglio almeno usare quei 3 livelli che poi mi rimangono inutilmente. Ok. Tra l'altro, ragazzi, ho una bella novità, bella non lo so, dipende quanto, ma ho intenzione di cambiare la texture pack del mondo, quindi non so bene quale prenderò, ne prenderò forse qualcheduna e ci cambierò appunto la texture pack. Allora, vediamo cosa ci offre: protezione dalle esplosioni, caduta di piuma, atterramento. All'arco magari mi propone qualcosa, non lo so. Potenza 4, vabbè, nulla di che. Niente. Allora direi di potenziare le cesoie, posso? No. Va bene, allora direi di potenziare prendendoci protezione delle esplosioni 4. Detto questo, andiamo a ripararci il nostro arco. Intanto lì c'è lo Snow Golem. Non mi ricordo se ve l'avevo già fatto vedere, in caso posso dirvi solo che è una fonte di neve infinita. Allora, attraversiamo il portale. Ok, eccoci di qua. Intanto prendo del quarzo per aggiustare il mio piccone, raga. Un po' rischioso, non è quel quarzo. L'ho mai fatta. Ok,
Ok, io non ho le enderpearl, ovviamente, perché sono un cazzo di genio. Raga, stavo anche pensando di fare una base dentro l'inferno, 18 ovviamente, perché so che non può essere distrutta dai ghast e quindi non sarebbe male. La cosa importante è trovare la... Bene, vediamo cosa c'è dall'altra parte. Ehi, raga, dove minchia siamo? Vedo un diamante, quindi siamo a livello 12. Vedo anche del ferro. Oh, cazzo. Dove ci ha fatto spawnare? Bah, non lo so. Vabbè, io, raga, il diamante me lo prendo, frega un cazzo. Non mi fotto il diamante. Allora, io sento della lava ribollire. Fortuna 3 e rompiamo i nostri diamanti. Ne abbiamo 12, non male. E poi ci prendiamo anche il ferro. Vabbè. Il ferro è andato a farsi fottere. Vabbè, noi possiamo uscire tranquillamente, stando a vedere. E possiamo fare così, raga. Così facciamo una specie di campo di forza acquatico. E raga, dopo aver viaggiato un botto, non ho trovato nessuna cazzosissima foresta e quindi mi è venuta in mente un'idea. Allora, qua vabbè c'è l'isola delle vacanze, come gli iscritti top la conoscono, insomma. Lì c'è un creeper che uccidiamo. Vi spiego un po' questa casa quanto è fica. Tu entri, vabbè, c'è il letto, c'è tutto. Ci sono le chest con le varie cose. Ci prendiamo anche un qualcosa di ciottolo che ci manca. E poi, raga, c'è il secondo piano. Fico, no? Ma raga, l'idea che ho io è, diciamo, quella di ripiantare una nuova giungla. E vi direte cosa? Allora, ragazzi, farò questo specie di lavoro incredibile. Voglio, diciamo, riempire la zona. Raga, bisogna uccidere un po' di animali, che ostacolano il percorso.
Mettiamo, raga, a cuocere questo ferro. E mettiamo via questi diamanti. Ok, mettiamo uno qua, che facciamo subito nascere. Ok, piccolino, vabbè. Poi ne pianto un altro qua e un altro. No, e basta. E facciamo nascere anche questo. Ok, un po' più grande questo. E poi facciamo nascere un bell'albero. Intanto ci sparano. Ok. Aveva una freccia da darci. E poi facciamo crescere l'albero grosso. Che non cresce. E non so perché non cresce. Oh, là, ho sprecato il Gesù di questa, però va bene. Di farina d'ossa, però. Però è nato, l'importante è quello. Sono inguardabili, sono una roba. Sono una schifezza, praticamente. Poi, raga, l'altra zona, questa zona la potrei tenere buia, perché almeno se devo uscire a uccidere qualche mob, diciamo che esco qua e ci sono già dei mob pronti per essere ammazzati. Detto questo, io vi saluto, noi ci ribecchiamo col prossimo video. Intanto è caduto un alberello, mi sa. Boh, vediamo. Ah, qua c'è un coso di legno. No, non è ancora caduto, mi sa. Vabbè. Lì c'è un creepo. Sì, raga, tutte le buche che vedete sono fatte dai creepi che mi sono esplosi, che sono esplosi quando giocavo con mio fratello. Quindi, ecco, sono tutte cose un po' così. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per la visione. Un saluto da Ondadurto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio, che sarà il 24esimo, se non sbaglio, della RelaxCraft. E bella, ragazzi, bella.